lei mi chiedeva poi, scusi. Sì, una direzione alla quale Ah, appunto era tutti i particolarmente film di legato. Gigi Magni, tutti, anche perché gli ho fatto il primo film, li ho doppiato come attore, e doppiai un attore notissimo italiano, e nessuno si è accorto Il che primo era film lui, che ha che ha fatto, fatto che con si Gigi Magni chiamava proprio. Faustina. Lei era un'indigena, era un'abissina, e lui era Cerusico, protagonista. Io doppiai Cerusico, nessuno si è accorto che non era. Da quel giorno Magni non mi ha più lasciato. Gli ho fatto sia attore e gli ho doppiato tutti i film come direttore. Poi, da circa 40 anni, 35-40, ho doppiato tutti i film di Monicelli, perché Monicelli sentiva i film di Magni e domandò a Ruggero Mastroianni, che era il montatore, dice: ma chi doppia i film di Gigi Magni così bene? C'è Turci Massimo, dice, sono molto amico. Ah, lo voglio subito. E il primo film che doppiai di Monicelli si chiamava Camera d'Albergo, con Montesano e la E Vita. lui, Allora le quello che racconto un vuole. particolare. Monicelli mi disse: che facciamo? Facciamo due colonne. Due colonne significa tutto un attore e tutta un'attrice un'altra volta. Dice: questi però parlano sempre insieme. Dice: Massimo, facciamoli tutti e due insieme. È il primo film di Monicelli che doppiavo. Io avevo un po' di soggezione perché Monicelli, insomma, era sempre un po' burbero. Io dissi: va bene, Monicelli, come vuole? Dico, facciamoli insieme. Dopo 3-4 turni non andavamo avanti perché la Vitti andava sopra alle battute di, se l'inventava di Montesano. Montesano faceva la stessa cosa. Allora dovevo sempre rifarla, rifarla, rifarla. Dopo 3-4 turni dissi a Monicelli: Monicelli, così non può andare avanti perché perdiamo un sacco di tempo. Io facciamo due colonne, separiamoci, facciamo due colonne. Dice: va bene, però ci devo dica lei, eh. Io: vabbè, ci andiamo da lei. E io entrai e dissi: Monica, Enrico, guarda, facciamo due colonne perché se no dobbiamo rifare le scene perché poi non si sentono, non bisogna tagliare. Ah, sì, loro contenti, e feci due colonne. Andammo avanti, finì la Vitti, finì. Io facevo un metodo, doppiavo, una volta provate, doppiavo tre scene subito, una dietro l'altra, le doppiavo, le registravo. Poi sceglievo, per esempio, la terza battuta dalla prima scena, la seconda dalla terza, poi le facevo subito in sala dal fonico, le facevo mettere insieme. Poi andavo da Monicelli: Monicelli, io ho fatto già la scelta di tutte e tre, ho scelto queste battute, le vanno bene? E lui da dentro mi diceva: benissimo, grazie. Benissimo, Benissimo, grazie. grazie. Dopo Ci 30 metto anni, anche una settimana. eravamo allo stabilimento di Via Margutta, io dissi: ma così si può andare avanti? Perché, e lui leggeva il giornale, ma mai, non è mai intervenuto a dire: ma no, questa battuta facciamola così, quest'altra facciamola così. Mai, sempre sì, va bene, ma secondo me non va bene niente. Allora l'assistente disse: guarda, che io devo parlare con Monicelli perché così un po' andavanti. Non so se era una settimana, 10 giorni. Allora, ho finito il turno, io andai di là e dissi: senta, Monicelli, scusi, le devo parlare. Guardi, per me non ci sono problemi se non le vado bene. Dico: guardi, non ci sono problemi, siamo amici, ci siamo conosciuti, per me va benissimo, non succede niente. Glielo dico anche, forse sono fanatico a dirlo, ma il lavoro, ho sospeso tanto lavoro perché la ringrazio di avermi chiamato e sono felicissimo di lavorare con lei. Per me è un onore, però se non le vado bene, mi creda, sono in imbarazzo. Finiamola qui, dice. Perché dice questo? Dico: perché non c'è un rapporto, non parliamo mai. Lei non mi dice mai, sono 10 giorni che sto qui, non mi dice mai: no, questa scena è meglio farla così, o quest'altra no, diciamo così, o quest'altra no. Beh, dico, allora io mi sento in imbarazzo. Turci, lei che non mi conosce, è la prima volta che ci incontriamo. Se io dico che va bene, Tanta era la se no guardi fiducia. che glielo direi, sa. E beh, certo, Monicelli Ma non beh, rimandava a dire. Quindi tanta era la fiducia di Monicelli nel suo da lavoro. quel momento siamo dati del tu, siamo diventati amici, abbiamo fatto delle scene qui meravigliose, a cena nei ristoranti fino all'ultimo. Fino a pochi giorni, una settimana prima che morisse, ci siamo telefonati, ci eravamo già visti, mi sembra, un paio di mesi prima a cena insieme, e io so perché si è ucciso, ma non posso dirlo naturalmente. È un uomo di un'intelligenza, mi è mancato proprio un amico, perché qualsiasi cosa uno avesse, tutti si rivolgevano a lui. E lui ti diceva sempre la cosa giusta da fare, senza peli sulla lingua.
ti diceva, ti trovi così perché hai sbagliato, perché hai fatto questo. E quindi era un punto d'appoggio che io non ho mai avuto da nessuno. E chi più di lui aveva vissuto veramente tutte le epoche del cinema, aveva incontrato e lavorato con i più grandi, Totò Mastroianni, Gassman, quindi lui veramente aveva visto di tutto e forse era una memoria storica anche grazie all'età che aveva, ma aveva lunga esperienza, quindi secondo me era per noi giovani un grandissimo maestro e punto di riferimento, ma credo anche per voi professionisti un maestro dal quale trarre un insegnamento. Poi guardi, si faceva rispettare da tutti, e con me era, forse c'era l'amore di un figlio mancato, perché lui c'era femmine, tutte femmine. Con me mi portava in certi ristorantini che bisognava bussare, suonare, lui prenotava, aprire nel centro di Roma, bisognava aprire con la chiave, ma mi portava sempre con lui parecchie volte, perché eravamo proprio diventati, forse io immaginavo che lui, io fossi un figlio quasi per lui, perché qualche cosa poi mi ha detto pure di lui, perché lui non parlava mai di se stesso, però io so molte cose di lui, molte. E un ultimo ricordo che le chiedo, oltre a Monicelli, un suo grande amico, maestro, compagno di lavoro è stato Gigi Magni. Ah. Un ricordo e un insegnamento che ha tratto da Gigi Magni. Dunque, Gigi Magni, intanto è romano, e io sono romano. Gigi Magni, siamo andati pure a prendere dei premi insieme, la moglie poi è una costumista, si chiama Lucia Mirisola, e io adoro Magni perché tanto un amico pure lui, ogni tanto ci sentiamo adesso per telefono, lui pure, ma sì, quando se lavora più, stavo tutti a casa, mo sono arrivati questi giovani, ma poi siamo un cervello che è una cosa incredibile. Gigi è una di quelle altre persone, è diverso da Monicelli, è diverso, però sono due intelligenti, due fantasie che poche persone ho conosciuto così, hanno dei cervelli che non si annoia mai, c'è sempre qualcosa di cui parlare ed è sempre qualcosa che, come posso dire, che stai lì e dici parla. C'è sempre qualcosa da imparare. Sempre. Sia nello scherzo, sia nella serietà, sia nelle cose più intime, sia nelle cose da scavare. Però c'è sempre poi il punto d'arrivo. Il punto d'arrivo giusto. E questo è il genio di questi uomini. E fortunatamente il loro genio rimane impresso nella pellicola per anni e anni. Senza dubbio.